Hi, my name is Gilles van Hesteren. I just signed for the Italian men team to be the coach for the upcoming year. Looking forward to this. Really curious to meet the guys pretty soon. Have some nice chats with the federation. Have good visions, good plans for the future. Like to be part of that. I hope to combine this with my job at home with the men of Stichtse, and of course with my family. With my two little kids at home to also see them sometimes. Yeah, looking forward to this. Happy to be here and let's see what the future brings. Continua la progettazione in ambito europeo delle nostre nazionali. Oggi ringrazio Mr. Gill per la disponibilità e per l'impegno a dare alla nostra federazione il suo contributo. È un giorno un po' particolare questa giornata, perché oltre Stefano doveva esserci anche Pino, purtroppo Pino non c'è, ma siamo sicuri che anche lui avrebbe desiderato, come ha sempre chiesto di fare, di dare un impulso, e quindi è giusto ricordare anche l'impegno di Pino, che in questo momento non c'è, a cui va un grande abbraccio a lui e a tutta la famiglia. Ritornando alla presentazione di Gill, devo dire che noi ci aspettiamo un accordo in ambito europeo, e questa è la strada per poter dare soddisfazione sia ai nostri giocatori sia alle nostre società, di un impegno importante della federazione. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, però voglio essere molto preciso: il progetto della federazione sarà un progetto articolato, un progetto distinto che prevede diversi livelli, e stiamo iniziando dal top level del nostro progetto, ma tutti quanti insieme saremo in grado di portare quest'Italia ancora più in alto. Dunque sì, la volontà che abbiamo avuto sin dalla settimana scorsa è stata quella di portare il nostro hockey a un livello ancora più internazionale, se possibile. Da qui la scelta di Gill van Hesteren, che è un tecnico di assoluto rilievo a livello internazionale e olandese e belga, le due nazioni in cui in questo momento stiamo guardando per la guida tecnica delle nostre nazionali, e quindi siamo particolarmente felici di questa scelta. Per quanto in giorni purtroppo amari per la nostra federazione, però ecco, come ha detto giustamente il presidente, tutte queste scelte sono state fortemente volute e condivise anche da Pino Palmieri.